Buongiorno, anzi, buonasera, o meglio ancora, buon pomeriggio. Io sono Gustavo Tagliaferri, per chi ancora non mi conoscesse bene, anche se a naso, perlomeno in un posto come questo, ma non solo, credo sia una minoranza, da buona abitudine. Oggi è domenica e dovrei iniziare dicendo un fatto così apparentemente stupido e più in realtà così vicino alla realtà. A nessuno viene in mente di fare l'amore per simpatia, per allegria, per tenerezza, tanto per parafrasare una nota battuta di un film come Sogni d'oro, un Nanni Moretti ai tempi capace di andare dritto al punto e non ancora a rischio imborghesimento vero e proprio, e questo purtroppo oggi lo si trova sempre più. Ma non è questo il punto, o meglio, non è solo questo. Qui entra in ballo un concetto che dovrebbe essere di insegnamento a coloro che trovi dal pubblico di un'iniziativa di qualsivoglia tipo. Semplice e allo stesso tempo un po' complicato da apprendere. La curiosità. Cosa comporta la presenza di curiosità nel comportamento di una persona? La voglia di rompere gli schemi, andare oltre i preconcetti che ci si crea a proposito di determinate tematiche, purtroppo sempre più attuali, secondo cui per una certa massa esista soltanto Tizio nell'ambito X, Caio nell'ambito Y, Sempronio nella Z e così via, con tutti i relativi affini, perché è un comportamento per certi versi da considerare unilaterale. E non è un caso che di conseguenza ci si lamenti del fenomeno indie o hipster, sostenendo tesi comprensibilissime come I was hipster before it was cool, e così via con l'indie sfiga, l'indie merda, cose a noi ben note anche in universi come quelli di Facebook e Twitter. Ma del resto è comprensibile anche questo. A tale proposito verrebbe in mente come risposta a tutto ciò un verso, Data, con facilità un termine forte di Terminator, quando mi chiama Data, tuttora condiviso e tuttora in corso. Sì. Detto da un 23enne come me, che al tempo sta parlando a persone che ne hanno molte di più. No. Sostituisce una consonante e viene fuori quello che è il senso di un'iniziativa di questo genere. L'esplicito collegamento ha un modo come questo di vedere le cose. Papa! La rassegna alla quale ci troviamo e proviamo ad essere spettatori più che consapevoli, che si muove all'interno dei circoli arci pignetisti, il 30 formiche, il dal verme e qui il forte fanfulla, che dopo le proiezioni e i DJ set accaduti precedentemente è un turno che coinvolge interamente quest'ultimo, dando voce ad un tema come quello della musica. Del resto, quanto sopra ha già spiegato tutto.